Ben ritrovati, cari amici. Come state? Buon sabato a tutti. Tengo la radio, non so per quale motivo era rimasta accesa. Torniamo a casa, ho lavoricchiato questa mattina, ho fatto un'altra cosa che facevo prima di quello che ho iniziato a fare. Non so se penso di essere stato abbastanza chiaro. Vigilia di Milan Sassuolo, questa mattina ho guardato la conferenza stampa di Pioli. Pioli che sembra comunque sempre molto molto tranquillo. A me non mi sembra mai un personaggio che perde la calma. Intanto scusate. Quindi mi sembra sempre molto sicuro di quello che può ancora trasmettere a questa squadra. Io credo che domani, dal punto di vista delle formazioni, ci siano dei cambiamenti, perché gli è stata fatta la domanda su De Ketelaer, ha risposto in maniera tutto sommato positiva, ha detto che è entrato bene con la Lazio. Praticamente io domani credo che, allora, abbiamo recuperato Teo, abbiamo recuperato Calabria, abbiamo recuperato Krunic, ha detto vabbè Tomori è inutile anche che lo dica, quindi domani penso proprio che la formazione si avvicina sempre di più a quella tipo, ma noi a quella tipo non ci giochiamo mai, perché comunque qualcuno di rotto c'è sempre. È stata fatta una domanda chiara e tonda. Dal punto di vista del mercato, credi che siete a posto così o credi che qualche cosa si possa aggiustare? La risposta di Pioli, abbastanza scocciata secondo me, è stata: siamo a posto così. Oh, basta, proprio siamo a posto così. Sapete, sempre con la faccia che fa sempre lui, Pioli fa sempre sta faccia così, che ti guarda così. Io non ho proprio, cioè, sono molto in disaccordo su questa cosa, lo sapete. Io Pioli non lo criticherò mai, l'ho sempre detto, perché l'anno scorso eravate tutti sul suo carro, tutti a cantare Pioli's on fire, quest'anno certa gente lo vuole cacciare. Io di questo mi vergognerei se fossi in lui. Cioè, adesso va bene tutto, però sempre col nostro allenatore, perché l'anno scorso è vero che ha fatto un miracolo obiettivamente, ma lui è stato il nostro traghettatore, tra virgolette, il nostro comandante. Però, ragazzi, l'anno scorso c'è molto di Pioli, molto di Maignan, ma il nostro condottiero era Stefano Pioli, quindi io non lo criticherò mai, tantomeno adesso che sono qualche partita che sta andando male. Quindi, cioè, lui si vede molto, molto, molto sicuro, si crede sicuro, lo è, però ha detto anche che ha ammesso anche che ci sono delle problematiche che ancora fatica a risolvere questa squadra. Ovvero il fatto di essere poco concentrati all'inizio della partita. Intanto mi parcheggio, così possiamo parlare finalmente, fare qualche video da fermi. Ho avuto molte critiche dalla mia ragazza e da mia madre. Ottimo. No, a parte gli scherzi, dai. Ha detto che ci sono queste problematiche che non riusciamo ancora a risolvere. Io spero che domani, perlomeno arrivare al primo tempo senza essere sotto di 2-0, io me lo aspetto. Ecco, già sarebbe un traguardo, sarebbe un passo avanti. Abbiamo recuperato Teo, abbiamo recuperato Calabria, domani ha detto che giocheranno. Poi c'è stata la cosa che mi ha fatto abbastanza incazzare, in teoria, ma non di lui. Adesso ve lo spiego. È stata fatta questa domanda di Tatarusano, ha fatto una domanda molto puntigliosa su Tatarusano, è stato obiettivo, il giornalista ha detto è obiettivamente vero che il Milan su 12 tiri in porta ne ha subiti 9-10. Quindi ha fatto una critica a Tatarusano, Pioli ovviamente l'ha sguisciata. È stata fatta la seconda domanda, ha detto se crede che domani Vasquez possa dare una chance a Vasquez. Lui ha detto non lo vedo pronto per giocare. Ottimo, ottimo, non lo vedo pronto per giocare. Quindi la domanda sorge spontanea. Cioè, lo so quello che state pensando, è quello che sto pensando anch'io. Cosa cazzo l'abbiamo comprato a fare? Cosa cazzo l'abbiamo comprato a fare? Dai, ragazzi, su, ragazzi. Cioè, noi veramente in porta abbiamo... Molti lo definiscono sedia. Io l'ho sempre definito un albero. Cioè, qua c'è un albero alto, perché è alto questo albero qui. Ma è lì fermo. Lui non si muove. Non si muove. Noi abbiamo veramente uno spaventapasseri in porta. Mi dispiace sempre fare queste cose, però è una cosa oggettiva. Abbiamo un cadavere in porta. Abbiamo un mongolo. Un mongolo. E questo ha detto, ovviamente ha detto, io non lo vedo pronto per giocare, lo vedo ogni giorno. Cosa deve dire? No, guarda, ci sarà ballottaggio. No, ha detto la verità. Pioli delle volte la dice sempre la verità. E alcune persone che fanno ancora domande su Bakayoko,
gli è stato chiesto: ma Bakayoko secondo lei è fuori dal progetto? Cosa vuoi che risponda uno come Pioli? No, Bakayoko si allena, è un grande professionista, dice. Cioè, ma anche voi che fate queste domande, ma cazzo, ma avete tutta la settimana per prepararvi sta conferenza stampa? Andate lì e chiedete di Bakayoko, che non gioca una partita ufficiale da Milan Sassuolo dell'anno scorso, era novembre, se non sbaglio. Sì, che abbiamo perso 3-1 in casa. Giocò un primo tempo da mani nei capelli. Anzi, che non gioca, ha giocato 10 minuti con l'Atalanta. Il Milan-Atalanta 2-0, l'ultima partita dell'anno scorso in casa. Ma giusto per farvi capire, ha giocato una partita in un anno, tutta sommata. Ha fatto una partita in un anno. È ovvio che è fuori, non lo pensa neanche Bakayoko. Lo porta in panchina per fare numero, ma non entrerà mai Bakayoko. E Pioli è sempre bravo delle volte a trovare strade secondarie, vie. Non lo so, a me i giornalisti quando fanno queste domande veramente mi stanno proprio sui coglioni, ragazzi, veramente, perché sono cose talmente ovvie che tu vuoi proprio sentirtele dire. Tu te le vuoi proprio sentir dire. Ma è ovvio che un allenatore di una squadra di Serie A non venga a dire no, è un peso, perché obiettivamente è un peso. Non mi viene il termine giusto, porca puttana. È un esubero, ecco, è un esubero. È uno che si allena e non gioca mai. Quindi, la conferenza stampa di Pioli è stata molto emblematica, secondo me, quest'oggi. Cioè, dice che la squadra c'è ancora di testa. Domani, secondo me, vedremo dei cambi. Non tantissimi, ecco. Rispetto alla partita con la Lazio, tornerà Teo, ve l'ho ripetuto, questa è la terza volta. Centrali, molto probabilmente Kier, ma io sinceramente farei giocare Ciao al fianco di Kalulu. E Calabria sulla destra. Bennacer è squalificato e quindi dicono che si gioca un posto per la maglia Krunic o Pobega, quindi Vranks ancora panchinato. Grande acquisto, è la quarta scelta del nostro mercato d'estivo, bellissimo. No, ma è stato un acquisto futuribile, secondo molti. Vabbè, Tonali, l'altro che affianca uno di questi due. Leao sulla sinistra, dietro le punte ci dovrebbe essere la sorpresa. Io lo trovo abbastanza giusto, finalmente diamo una chance da titolare a De Ketelaere, l'ennesima, perché comunque ne ha avute di chance. Sulla destra Messias ancora, perché obiettivamente abbiamo questi. E davanti ancora Giroud, anche se forse c'è un ballottaggio con Rebic. Io sinceramente farei giocare Giroud, Rebic lo farei subentrare dopo. Le ultime indiscrezioni, volevo parlarvi anche di questo ragazzo qui che non conosco. Ieri, mentre facevo il video, l'ultimo che ho fatto su Cardinale, torno a casa e vedo che il Milan segue il talento dell'Università de Cile, Dario Osorio. Guardo un video di Longoni, lo dico, cioè, senza problemi, è uno che seguo particolarmente, non tutti i giorni, però delle volte lo seguo. Dice che assomiglia al primo Di Maria. Io non lo conoscevo. Dice che assomiglia al primo Di Maria. Io dico, minchia, che cazzo stai dicendo? Stai un po' calmo. Ma da vedermi un video di Dario Osorio, mica ragazzi, ma cioè noi dal punto di vista di scout siamo proprio a livelli top, top, top. Perché ragazzi, ma è vero che su YouTube fanno vedere molte volte le cose migliori e non le cose peggiori. Ragazzi, ma questo quando ha il pallone tra i piedi, è un classe 2004, quindi quest'anno fa 19 anni. Cioè, mancino puro alla destra, ma magari. Questi sarebbero i giocatori da far crescere. Cioè, che li vedi che hanno un talento. Questo qua, ragazzi, sincero, io quando guardo i video su YouTube non mi fido molto, perché comunque è vero, fanno vedere sempre le cose migliori che fanno. Però questo qua sembra davvero un gran bel giocatorino, un gran bel gioiellino, sarebbe un gioiellino. Quindi magari per 5 milioni di euro, ragazzi, ma almeno una speranza ce la volete dare? Una speranza che l'anno prossimo non vedremo più Messias o Saleymakers con la fascia destra? Questo vi chiediamo noi. Non vogliamo gente, non vogliamo i Di Maria, non vogliamo i Mbappé, anche perché è impossibile comprarli, non vogliamo i Bernardo Silva, non vogliamo i Mahrez, non vogliamo i Rashford. Ma vogliamo qualcuno che, cioè, che l'anno prossimo dia dia qualcosa di diverso. Perché obiettivamente, ragazzi, cioè, l'ala destra al Milan, adesso dico una cosa che sembrerà una bestemmia, ma l'ala destra manca dai tempi di Jesus
si chiamava Jesus Saez Fernandez della Torre, al secolo Suso. Cioè, non so se è chiara sta cosa. Dal 2020, siamo nel 2023 e abbiamo un'ala, abbiamo delle ali che rispettivamente in campionato fanno due gol a test. Neanche due gol a test, perché l'anno scorso Salemakers fece un gol solo con la Salernitana. Quest'anno ha segnato solo due gol in Champions. Campionato, se non sbaglio, è zero. E Messias ha segnato solo con la Samp. Cioè, è arrivato anche il momento di dare quella cosa in, cioè, un po' più di speranza. Quindi io non lo so, sono sempre molto scettico dal punto di vista di questa società, perché come dicevo ieri non c'è cosa più brutta di avere un dirigente ambizioso come Maldini che non è accompagnato dalle stesse ambizioni tue, da chi ti è sopra. Cioè proprio non c'è cosa più brutta secondo me. Va bene ragazzi, allora il video l'abbiamo fatto. Vi auguro un buon sabato sera, fate i bravi, bevete poco se dovete guidare, o se dovete guidare, se non dovete guidare, bevete tantissimo, fatelo anche per me, dai, a parte gli scherzi, vi saluto, buon sabato sera a tutti, ci vediamo domani nel post, domani 12:30, Milan-Sassuolo. Continuate a iscrivervi al canale, i mi piace sono importanti, rispetto alle visualizzazioni sono sempre pochi, condividete questo video, un grandissimo bacione, ciao a tutti, a domani.